Ciao a tutti cari amici di GZ Mobile, sono GL, abbiamo qui sempre l'LG G2, dispositivo top di gamma di casa LG e come promesso facciamo diversi focus che prendono in esame in questo caso le funzioni che si possono trovare in questo telefono. Vi ricapitolo un attimo le caratteristiche: Snapdragon 800, quad core, Adreno 330, 2 GB di RAM, quindi un processore davvero potente, l'ultimo disponibile sul mercato. Cosa inserisce LG? Allora, partiamo dalla novità assoluta rispetto a Optimus G, che è il Q-Slide, lo slide aside. Cos'è lo slide aside? Allora, è una particolare funzione che ci permette di salvare in memoria delle applicazioni tramite una gesture, quindi con tre dita, scusate questo modo, come avete visto, applicazione salvata, e di riprenderla sempre tramite questa gesture e di riprenderla perché rimane sempre attiva in background. È possibile salvarne fino a tre, faccio vedere Facebook per esempio, vedete l'ha salvata come la schermata download. Noi con una gesture, come vedete, abbiamo le tre applicazioni che abbiamo salvato in memoria e possiamo riprenderle quando vogliamo. È possibile eliminare tramite uno swipe verso l'alto tramite la crocetta X. Cosa inserisce ancora LG? Inserisce il solito Q-Slide Apps, quindi le solite finestrelle che ci permettono di avere due applicazioni contemporaneamente in esecuzione, per esempio un video in Full HD e il browser attivi contemporaneamente, e quindi abbiamo una sorta di multitasking a un buon livello. Non è come quello di Note 3, ma comunque ottimo. Abbiamo diverse applicazioni, file manager, calcolatrice, quindi possiamo attivare diverse applicazioni tramite finestrella, possibile ridimensionarle. Scusate, ho sbagliato applicazione, appunti. Ok, possibile ridimensionarle come vedete e modificare la trasparenza. Se modifichiamo la trasparenza, se ci clicchiamo sopra, come vedete, non succede niente, possiamo interagire con quello che c'è sotto la finestrella. Cosa abbiamo in aggiunta? Abbiamo poi il Quick Translator che era già presente in Optimus G, che è migliorato. Quick Translator che ci permette di... Scusate, eccolo. Vabbè, questo è il Quick Translator che ci permette di tradurre in tempora reale tramite la fotocamera parole che sono presenti su un foglio di carta, per esempio, che ne so. Per esempio, siamo in italiano e possiamo tradurla in inglese e qua sotto il telefono ci riporterà la traduzione nella lingua a noi desiderata. Possibile scaricare diversi dizionari e tantissime lingue sono prese adesso, non me le ricordo tutte, ma comunque ci sono quelle più importanti, ma anche quelle un po' più, diciamo, più sconosciute. Poi c'è il Quick Remote, quindi una particolare applicazione che ci permette di sfruttare il sensore infrarossi del dispositivo qui in alto. È possibile utilizzare questo telefono come telecomando, così come S4 HTC One, e possiamo scegliere tra diversi dispositivi, TV, DVD, audio, eccetera. E quindi possiamo gestire il nostro terminale come un telecomando. Funziona benissimo, secondo me. Bisogna essere un po' quasi in linea retta con il dispositivo che stiamo utilizzando, ma comunque funziona benissimo. Cosa inserisce LG ancora? Abbiamo il Quick Memo 2.0. Quindi è possibile la solita, possiamo prendere appunti come avveniva già in Optimus G nella serie L-Style. E, ad esempio, possiamo scegliere diversi tipi di penna, matita, pennarello e prendere appunti. Che ne so, scriviamo un numero, vogliamo salvarlo in rubrica e possiamo, tramite questo pulsante, ci verrà fuori in trasparenza qui in alto e possiamo interagire sempre col nostro dispositivo. Poi andare nel tastino numerico e poi, come vedete, salvare il numero. Poi abbiamo, come vedete, è possibile utilizzare il foglio di carta come sfondo, la gomma, poi condividere solito tramite Bluetooth, WhatsApp, soliti social network e salvarlo.
Poi cosa abbiamo in più rispetto al passato? Basta, abbiamo la radio FM che mi pare già ci fosse, no, non vorrei errare. Abbiamo l'editor video che secondo me è un'applicazione veramente ben fatta che ci permette di creare, qua dice tocca per creare un progetto, ci permette di creare video ritagliandoli e mettendoli insieme. Secondo me è migliorato rispetto alla prima versione di Optimus G. Poi abbiamo allora l'LG, scusate, l'LG Smart World che già era presente in LG Optimus G, una sorta di market by LG dove è possibile scaricare temi, applicazioni consigliate LG per questo dispositivo o altri. LG inserisce inoltre il file manager, il task manager che sono fatti veramente bene, secondo me. Abbiamo LG Backup che ci permette di effettuare il backup delle applicazioni, delle foto, scusate, delle foto, dei video, delle immagini, quindi funziona veramente bene. Devo dire che LG ha lavorato veramente molto bene su questo telefono, sulla personalizzazione software. Secondo me bisogna un attimo migliorare qualche piccolo laghettino qua e là, ma comunque è un telefono che merita davvero tanto. Il calendario funziona benissimo. Vi faccio un attimo vedere velocemente, poi vi saluto. È fatto davvero molto bene. Abbiamo la vista generale, quindi del mese, poi gli eventi del giorno, della settimana, dell'agenda. Insomma, è fatto ottimamente. Cosa dire in più? Basta. Vi saluto da GL. Potete commentare, i commenti sono ben accetti, vi risponderemo al più presto. Vi invitiamo a seguirci, a iscrivervi se vi interessiamo. E vi saluto da GL per CZ Mobile. Ciao!